Allora, amico, con la nazionale azzurra siete ormai di casa a Capoliveri. Quali sono le sensazioni per la gara di domani? Sì, ormai qui a Capoliveri siamo sull'isola d'Elba, in generale siamo ormai di casa e si viene sempre qui con tanto entusiasmo e felicità perché basta guardare anche solo il tempo e cosa ti propone il paesaggio da qui dal museo, quindi è sempre bello veramente venire qua. E lo stesso per gli atleti, io ho visto già che stanno provando il percorso, sono molto soddisfatto del lavoro che è stato svolto perché sono state inserite alcune sezioni tecniche nuove, quindi alcuni passaggi con i tronchi, alcuni salti di un certo livello. È bello, tecnicamente al punto giusto. Ho visto girare prima i ragazzi, non solo italiani, ma anche Frisnek, che è rimasto molto, molto contento di questi nuovi passaggi, di queste nuove novità. Non possiamo che augurarci domani una bellissima giornata con la partenza degli junior fino poi a chiudere con gli elite. Quindi un'altra giornata piena di sport. Gara molto ravvicinata con la Coppa del Mondo in Brasile. Come stanno i ragazzi? Ma guarda, ti parlo di condizione, abbiamo visto settimana scorsa in Brasile Luca Braidot che si è comportato veramente bene, si è piazzato nei primi 10, quindi grandissima gara da parte di Luca e anche delle ragazze, di Martina Berta, della Greta Seivald, tutte ragazze in condizione e che domani ci faranno divertire sicuramente. Qualche favorito? Ma io ti dico l'italiano, come ho detto prima il nome, abbiamo Luca Braidot, però abbiamo anche una Nadir Colledani che sì, in Brasile non è stato proprio bene, anche perché ci sono stati tanti problemi intestinali là e alcuni anche dei nostri italiani ne hanno pagate le conseguenze, però se si sono presentati qui vuol dire che stanno bene, quindi ci metto nei miei favoriti anche Nadir Colledani.